a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video della serie Will Bechtel. Allora, intanto siamo in compagnia di questo coso qua, boscaiolo pazzo, come volete chiamarlo, la rata qua. 399 c'ho Sì, stavolta si è 99 sentito tutto e non solo il 99, miracolo. c'ho tutti. Poi c'è Topo, conosciuto anche come Marco, va bene, come vuoi farti chiamare. Poi là c'è anche Mario che è andato via un Eccomi. secondo. Ah, ecco, l'ho resuscitato proprio adesso. Ciao a Ciao tutti. Mario. Bello. Allora, adesso, vabbè, mettiamo via la motosega. Siamo qua per vendere queste due affari qua, l'erpice e staccafettiera qua, come la chiama qualcuno. E poi ci prendiamo due o tre cose. Siamo giù con i soldi perché ho fatto un... appena aperta la partita ho fatto un fail Grande sbaglio che hai fatto. un fail stile Mirrodz, diciamo. Nel senso, il fail che ho fatto si chiama Fend 312. Guardando i prezzi, per sbaglio l'ho comprato, va bene. Ma sì, un trattore in più non fa male. Allora, incastro nel Deutz. Allora, intanto chiediamo un prestitino perché oggi, se arriviamo al prestito massimo, tanto poi lo ripaghiamo. Chiedi 52.000. Qua mi si è buggato qualcosa, eh? Mi dice che sono Ah, ecco, mi si era buggato qualcosa qua. Va bene. Comunque siamo 67.000 euro. Ci prendiamo lo stepa, facciamo un po' di legno, così facciamo soldi. La motosega ce l'abbiamo già. Dai, uno si prenda i trabiccoli. C'è il trabiccolo qua. E poi andiamo. Allora, uno sta sullo stair. Stai te topo? Cosa? Uno sta sullo stepa e gli altri due tagliano. Poi io taglio, perché non sono buono di caricare. Va bene, allora carico io. O chi vuole Anch'io caricare. taglio, meglio, sennò Sì, ok. Allora chi bestemmi. carica? Carico io. Allora carico io, sì. Vai, Chris. Allora, seguitemi. Aspettane. Dove? Non mi ricordo già più dove volevo andare. Ah, qua sì. Allora andiamo di qua. Venite di qua dietro. Qua dietro. Allora andiamo di qua. Visto qua abbiamo la segheria. E qua andiamo a tagliare un po' di alberi. Qua abbiamo un mucchio di alberi. Quindi direi che. No! Sono caduto nel fosso. Lol. Grande Mario. Va bene, dai. Allora. Direi che. Potete iniziare a tagliare. Bene. Allora. Da qua, Manu. Partita da di qua. Qua. Riuscite? Sì, tagliate, tagliate. Tagliare, tagliare, tagliare. Mario, vieni di qua prima. Dalla parte di qua. Prima facciamo di qua. Sì. Stavo perdendo un attimo. Allora. Tanto io rompo le scatole sto qua. Ehi, Graspa, vieni qua. Graspa, ciao Graspa. Mamma. Cosa vuoi? Va via che taglio in due. E io te taglio in tre. Aiutiamo un po' il Graspa perché da solo ci mette 6 mesi. Sì, va bene. No, scherzo. Non taglio. Io non aiuto gli immigrati. Scherzo. Forse. Sì, perché ragazzi, anche il Graspa è un immigrato. Purtroppo. Allora, tagliamo anche questo, dai. Anzi, direi che possiamo togliere gli uli. Allora, vediamo se sto albero decide di cadere o no. Intanto facciamo una cosa. Io inizio a prendere qua. Trabiccolo qua inizio a caricare. No, devo salire sullo stair per spostarlo. Allora. Però fate anche i pezzi, eh. Quanto più o meno, beh. E cerca di farli a occhio grossi come il carretto. Sì. Guarda quell'altro che mi fa cadere l'albero sopra quello che devo raccogliere. Guardalo. È un disastro. Allora. Prendiamo qua. Io mi uso un po' sta visuale qua che
è quella che mi esce un po' più comoda, diciamo. Le ho provate un po'. Adesso non so perché mi stanno calando gli FPS, sarà tutta sta legna qua, magari. No. Allora io inizio a prenderlo. Taglialo un po' più in là della pinza. Chi sei? Dopo, si sì, taglia un po' più in là. Sì, no, più in qua, più vicino alla pinza. No, gira. Ecco, sto già litigando con i comandi del joystick. Sì, lì va bene. Raga, oggi è il compleanno di Manu. Ah, sì. Aspetta che c'è un po'. Auguri di nuovo. Sì, grazie ancora. Per ben la terza volta. Sì, solo da Grasp per la terza volta. Grazie. Vedete, anche il giorno del mio compleanno non vi lascio soli con i video. Tanto, vabbè, qua è rimasto un po' di robaccia attaccata al tronco. Vabbè, sì. No. Allora, dobbiamo girarlo. No, girarlo, ho detto. Allora. Vediamo qua. Perfetto. E uno è caricato. Allora, andiamo avanti un po'. Sì, non faremo proprio tantissimi soldi perché, come già detto lo scorso episodio, siamo in difficile, quindi anche con la legna non si fanno proprio milioni. Però comunque iniziamo con la legna perché comunque ci fa fare un po' di soldi. Ci fa anche sclerare un po'. Come ti va da solo? Aspetta, non. Fa vedere come. Cos'è che. Non capisco cosa ti succede. Adesso va? Vabbè. Allora va. Tagliamo qua. Intanto leviamo la punta buggata. Dov'è? La punta buggata. Eccolo qua. Poi tagliamo qua. Taglio io o tagli te allora, decidete. Vabbè, taglio io. Tagliamo qua. Benissimo. Adesso facciamo così, accorciamo un po' lo sfilo. Andiamo un po' qua. Giriamo. Tanto guardate come si bugga la pinza. Intanto potremmo parlare di qualcosa, non so. Allora, tanto 2 giorni fa. No, sì, 2 giorni fa cos'è? Cos'è mercoledì che è uscita? Oggi stiamo registrando il 23. Cos'era? È uscita mercoledì, giusto? La patch 1.4. Praticamente non so cosa gli è passato per la testa quelli della Giants. Hanno fatto un macello con sta patch. Una gran cagata hanno fatto. Perché veramente tante mod non funzionano con sta patch. Poi c'è il problema che molti salvataggi sono andati a quel paese per non dire. Ah, va bene, dai, no problem. Come stavo dicendo, tanti salvataggi sono andati a quel paese per colpa della patch, perché quando o non carica la mappa perché crea qualche problema, oppure c'è
praticamente quando salvate, soprattutto sulle mappe mod, ma anche sulle mappe originali, ho sentito infatti a Fede. A Fede è successo sulla Journal, ma quindi non è una mappa mod, però comunque dai. Non è possibile una roba del genere, che voi salvate, uscite dalla partita, quando rientrate non vi trovate più i mezzi. Non so cosa hanno combinato, ma hanno fatto un macello. Tanto io qua sto sclerando con la legna, come al solito. Io mi fermo una... Sì, tette fermi. Grasp, almeno te lavori. Ecco, io sto già facendo danni. Non si potrebbe prendere la pinza per... La potremmo anche prendere. Sì, potremmo anche prenderla. Casomai carico anch'io comunque. Sì. Sì, dai, prendiamola. Ma così almeno anche il graspa si rende un po' utile. Prendo il 14 qua verde. No, ti prendi lo stair. Verde qua. Ti prendi lo stair, mi lasci stare il fan. È mio. Non mi interessa. Allora, scusa, prendi un'altra... caricatore frontale, prendiamo due pinze per la legna e carichiamo il 3. Guarda che... cazzo, no, scherzo. Facciamo i bravi. Comunque vado allo store io. Sì. Vai a prenderlo, attacca il caricatore comunque. Tranqui. Intanto qua non è... Allora, c'è qualcuno che scorrazza qua vicino. Ma io cos'è? Sto prendendo l'unico che non è stato tagliato di tronco. Cioè, l'unico che non è stato fatto a pezzi. Cioè, ah no, sì, è a pezzi. In qualche modo... No, questo qua no. Me lo dovresti tagliare a metà, chiunque tu sia qua vicino a me. Che non ti vedo perché la visuale della camera qua mi impedisce di vedere. Mario. Sì. Ecco, taglialo a metà, appena più in qua della pinza. Qua? Sì. Anzi, aspetta che lo mollo, che lo devo prendere meglio. Va bene, ormai. Ah! Allora, dai. Adesso vediamo se arriva qualcuno con l'altro caricatore frontale. Cioè, qualcuno con il... Io mi sto dirigendo allo store. Un po'. Allora, mettiamolo qua. Sì, non è proprio comodissima come visuale, però io ho notato che carico meglio con questa visuale che con quella esterna, quindi usiamo un po' questa, almeno faccio un po' meno danni. Che poi c'è anche qualche collision strana, quindi la camera mi continuerebbe a rompere le scatole. Invece qua no, resta fissa purtroppo, ma almeno allora sì, troppo giù. No, ma il caricatore frontale dov'è? Lo devi scendere, vai vicino allo sportello e schiacci R per mettere le console. Poi il caricatore è vicino alla barra della trebbia. Quindi devi tornare indietro. E che palle. Povero Graspa che si fa la strada per niente. Per colpa di chi? Tua. Atto. È sempre colpa tua. Anche prima quando ho comprato il Fend è colpa tua che mi hai distratto. No, scherzo. No, in realtà no, non stavo scherzando. Tasi. Ah, ben... Chiunque è sullo stair mi sposti un po' indietro perché non ci arrivo a prendere. Sì. Ok, va ben così. Va ben così. No, non girarti così tanto. Dai. Va bene ragazzi, allora facciamo un taglio. Io carico sto...
cioè completo il carico con l'aiuto del Graspaf se arriva entro la settimana prossima, se no faccio da solo. E poi arrivare. Ci troviamo quando vendiamo sto carretto e vediamo quanti soldi facciamo. Benissimo, allora, primo carico completato e ora andiamo a scaricare. Intanto abbiamo un infiltrato su TS. Vabbè. Sito. No, è morto. L'infiltrato su TS è morto. Va bene. Chi? Tu. Ah, sì. È arrivato il signor Don Agrocampa 98. Come l'abbiamo soprannominato. Chi? Che? No, il nostro prete di fiducia. Sì. Vabbè. Oh, benissimo. 30.000. Mica poche, cos'è? Circa 18.000. Aspetta, c'è il treno da far partire? No. Graspa, fa qualcosa. Guarda se c'è il treno da far partire da qualche parte. Comunque ci è andato circa 18.000 euro. Non è male. E dove vai? Ecco lag. Ecco adesso. Dai, dai, stai. No, qua mi sa che treni non ce ne sono da far partire. No, non ce ne sono. Allora niente, perché sennò erano soldi in più. Ma invece. Ok, parcheggia pure qua. A posto. Ricominciamo a caricare. Qua c'è un pezzettino mignon, ma proprio micro. Che è che ha fatto sto pezzettino? Vabbè, non sapendo chi è colpa di Graspa. Come sempre. Ovviamente scherzo. Per me sei stato te fetente. No, perché io sono sempre stato sul carretto. Anche secondo me. Io sono sempre stato sul carretto, quindi. Sì, sì, dare la colpa agli altri, ma. Non inventare scuse. Ecco, esatto, non inventare scuse che sei stato te. Dai, su. Dai, ce lo facciamo caricarlo. Qua, sì. Va, Graspa, carica. Poi carico io. Un secondo. Sì, un secondo. E allora. Sta fermo lì. Ecco. Gli dico carica e non carica. Gli dico fermati, parte. Graspa. Calmate. Sta bon. A te. Vabbè, dai, facciamo un altro taglio qua, che se non vi annoio a far vedere questo affare qua che faccio su e giù, prendi la legna, carica, bla bla bla. Facciamo qualche scarico, poi ci vediamo dopo, che faremo qualcosa che non si vede spesso, diciamo. Per spesso, nel senso, usiamo quel macinino che ci danno all'inizio e facciamo silato, che non lo prende quasi nessuno. Qua ce lo danno dall'inizio, allora tanto vale, lo sfruttiamo. Visto che non abbiamo la barra da mais. Oh, mi sfondi il braccio. Scusa. Imbriago. No, non l'ho fatto apposta. Sì, te non fai mai niente apposta. Dai. Va bene, ci vediamo tra un po'. Spero che avremo un po' di soldi. Se riusciamo ad arrivare ai 100.000 magari. Quindi dovremmo fare 3-4 carretti.
Benissimo, allora abbiamo cambiato un po' il lavoro, adesso abbiamo deciso di cominciare a trinciare il mais. Come vedete siamo arrivati a quasi 69.000 euro. Tanto c'è il grasp sul Deutz con sto trabiccolo lì. Tanto possiamo iniziare. E in partita è entrato Simone al posto di Topo che è dovuto andare via. E eccomi. Oh, è resuscitato Mario di nuovo. Io salto fuori salto fuori dal nulla. Ragazzi. Sì, come se. Infatti, ho iniziato a registrare, non c'eri, sei comparso subito. Adesso ho ricominciato e sei comparso. Vabbè. Proprio un tempismo di quelli che. Se magari regolo la velocità. Perché non vedo neanche a che velocità andando. Beh, cosa sto dicendo? Che velocità sto andando perché ho l'icona del programma per registrare che mi copre il contachilometri. Quindi. Perché te la regolo io? Ecco, vaffa, grazie. Perché c'è l'icona che mi copre il numerino. Che non vedo il numerino. Quanto siete? No. Siamo all'8. Te aiuta pure Simo lì con la legna. Sì, all'8, al 9 siamo, che 8. Sì, ciao. La. Vuoi far te col trabicolo? Sì. Ti piace sto trabicolo? No, questo qua è il trabicolo preferito del Graspa, vero? Sì. Ti piace tantissimo. Guarda, preferito. Sì, a me non so perché segna 17 all'ora, vabbè. Ho il ping a 60, quindi non dovrebbe neanche essere alto. Quindi laggare, però. Aspa, guarda che te la sindrio mucho de roba. No, adesso fai anche quelle crestine lì. Aspetta, me la sindrio mezzo campo. Vabbè. Papo è uscito? Sì, è uscito adesso. Sì, retro spettacolare ho fatto. È rallato proprio, io non ci vado d'accordo. Infatti adesso vorrei cambiarlo, vara che te la sindrio mucho de roba. Dopo faremo tutto. Sì. Infatti volevo cambiarlo con aspetta un attimo che sto guardando la store. Aspetta. Infatti volevo cambiarlo con questo qui. Tiene un pochino meno, ma è più comodo perché non è rallato, almeno andiamo un po' meglio. Poi anche per il silo sketch c'è da fare retromarcia per scaricare. Non è il massimo il rallato. Aspetta che sto facendo i 5 con questo. Eh sì, fa un po' fatica il Deutz. Meglio Fiat. No. Deutz. Sì, anche Steyr fa un po' fatica, Guarda, guarda. No, ti senti imbriago qua, è diverso. Aspa, e godito non sta bene prima di guidare. Te invece no. Mattarsi. No. guardalo. Sì. Aspetta. Dopo ti lamenti che lascio il pezzo indietro. Sì, perché lasci i pezzi indietro. Quanto sito? 87. Ne fa, aspetta che sono incastrato qua sul palo. Aspetta un attimo. E ancora. Drifta un pochino, Mister. Raspa, va un po' avanti. Bon, basta. Fermate. Fermo. Cambio. Ok. Benissimo. Ce l'abbiamo. No, non ce l'abbiamo fatta. What?
Anzi, sto disfando tutto. Oh, là. Forse ce l'abbiamo fatta, sì. Benissimo. 3, 2, 1, via. Con la visuale interna? No, non ci riesco con la visuale interna. Sono impedito. Ma che sono 92, sono quasi pieno. Ah, io lo voglio cambiare sto carretto qua, non lo sopporto. Dove stai, Mario? Mario. 95, 96, 97, Raspa, 98, 99. E vai un attimo, pieno. Fermate. Allora andiamo a scaricare. Io vado a mangiare. Ok. Intanto andiamo a scaricare qua. Tutto silato. Mi sa che con sto campo ne viene fuori un bel po'. Poi l'altro potremmo trebbiarlo, prenderemo la barra da maestra qualche episodio. Vieni a togliere questi fogli. E dai, vai su, Ster, vai su. Fa fatica. Voglio fare un esperimento, anche se penso proprio che non funzioni. Che ogni tanto a me viene qualche lampo di genio. Visto che lì c'è l'autocaricante, vedere se si riesce ad attaccarlo dietro al lato. Anche se non penso che si attacchi, però non si sa mai. Allora, scarichiamo questa di qua, sì. Vediamo di compattarla anche un po', se no poi... Qua... Sì, lasciamo... Cioè, corallato è impossibile fare queste cose. Dai... ogni tanto mi fa qualche lag, qualche lag un po' stronzo che mi fa andare a sbattere. Comunque lagga meno della scorsa puntata, che stavo sempre sui 100 ms almeno. Quello di sicuro, man. Sì, buonanotte. Adesso figurati se riesco a fare retromarcia. Sì, lasciamo perdere. Perché sennò domani mattina sono ancora qua. Aspa, sto arrivando. Se non vado a sbattere. Ok. Infatti, ho detto se non vado a sbattere. Centro palo. Raspa, parti, vai. Vedi. Drift anche. Metti sto rimorchio qua, mi fa driftare. Povero Steer. Povero piccolino. Raspa, oggi non spari cazzate? No. Dai, su. Fa il bravo, spara le tue cazzate, che te sei il re delle cazzate. Ehi. Che cazzata sparare. Ecco, tipo quella che mi hai scritto oggi su WhatsApp, dai. Ah, beh. Dove sentiamo, vive Mastro Lingo? Iacal. Ecco, cominciamo anche noi con le battute. Benissimo. Stato. Sei capace di fare una manovra senza lasciarmi indietro mezzo campo? No. Ecco. Allora, è anche perché sono su Facebook, allora. E chiudi Facebook, no? No. Mi sa che prima della fine della puntata faccio quella cosa che stavo per fare prima.
Che te non lo sai, Graspa? No, non lo so. No. E lo vedrai. Lo vedrai quando uscirà il video. Penso che questo video qua uscirà a metà settimana prossima. Non so, tipo mercoledì. Oggi è venerdì, quindi sì, tipo mercoledì uscirò. Sì, Graspa, se riesci anche a non far solo una fila per volta, che già è piccolo, se poi te usi mezza barra sì, mezza no, ci mettiamo ancora di più. Va bene, dai ragazzi, facciamo un altro taglio, andiamo un po' avanti, quando siamo, non so, quando abbiamo fatto almeno altri due carri, tre, spero, perché qua ci vuole un'eternità questo fare qua, quindi... Quando mi stufo, notte. Quando mi stufo ci ritroviamo, chiudiamo il video che saremmo anche già quasi alla mezz'ora. Allora ragazzi, qua abbiamo fatto un pochino, un pezzettino, sto pezzettino qua, poco e niente perché ci vuole un'infinità di tempo. Abbiamo fatto circa, anzi giusti 63.000 litri. Adesso qua il Graspa ha abbandonato qua sto trabiccolo perché è andato al negozio che dobbiamo prendere due cosette. Adesso lo raggiungiamo. Tanto vedete siamo saliti a 83.000 euro. Adesso se riesco ad arrivare al negozio entro breve tempo. E... o forse no. Dove mi sono incastrato? Dai, super velocità, muoviti. Allora, di qua. No, via motosega. Ecco qua il negozio. Te o qua il Graspa? No, Graspa, dove sei tu? Qua. Non te vedo. Ecco, di nuovo il bug di prima. Io lo vedo vicino al campo 25. Vabbè. E invece sono qua vicino al Deutz. E io non ti vedo. Sali sul Deutz. Perché non te vedo. Ecco, adesso te vedo. Scendi. E non te vedo. Sali. E te vedo. Ok, stai su. No, allora, devo fare una cosa. Va bene, intanto facciamo gli acquisti, allora. Coltivatore o erpice, ci prendiamo sto qui, che è sempre 3 metri come quello là, ma essendo più leggero si drifta di meno che quello là. È anche meglio. 12.000, quindi costa poco. Poi seminatrice ci prendiamo questa, l'Amazon D9 3000 Super, che comunque è anche questa più leggera, quindi non si drifta più, si spera. Intanto guardate qua il bug, questa qua è sprofondata sottoterra, intanto posso togliere la super velocità, se no mi rincoglionisco pure. Bon. Tanto Graspa è sparito nel nulla come prima. Andiamo un secondo a vedere come sono messi là a far legna. Intanto Mario è crashato ma è rimasto in TS. Vero? Sì. Top è andato via, va bene. Già prima. Qua hanno deforestato un bel pezzo. Sì, un bel pezzo, tutto sto qua. Adesso qua stava caricando, adesso Simone ancora cena, vabbè. Vabbè, direi che possiamo terminare qui il video. Sta durando anche troppo, abbiamo superato abbondantemente la mezz'ora. Allora, vi invito come sempre a lasciare un like, a commentare e iscrivervi al canale. Allora, vi saluta... Beh, Simone vi saluto io da parte sua, che lui adesso non c'è, non può salutarvi. Poi, vi saluta Mario. Ciao a tutti. Vi saluta Topo, che è andato via. E vi saluta anche questo soggetto qua. Questo qua. Quello lì, che adesso non si sa per quale motivo lo vedo. Graspa, vieni qua. Oh. Vieni qua. Te taglio in due, eh. Girati. Dietro di te. Oh. Graspa. Qua, sono qua. E io ero dietro di te, genio. Allora, Graspa. Ok. Niente, ciao.
Vabbè, dai, portati a casa sti due trabiccoli. I soldi siamo andati un po' giù, ma tanto adesso andiamo ancora avanti un po'. Spero di arrivare almeno ai 100.000. Bene, noi ci vediamo nel prossimo episodio. E vi ho già detto tutta la pappardella e tutto. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao ciao.